Ciao belle puppe, come state? Spero che stiate tutte bene, io sto bene, grazie a Dio. In questa occasione vi voglio far vedere i prodotti terminati del periodo. Ragazze, però questo è solo beauty e qualcosa della cosina perché ho dovuto buttare tutti i barattoli che avevo perché avevo il balcone invaso di barattoli. E sinceramente non potevamo più vedere queste cose lì, allora ho deciso, visto che non avevo il tempo materiale di fare il video, ho detto intanto ho visto che non lo potevo fare, un po' li ho buttati, ho lasciato solo questo sacchettino che dava meno fastidio all'occhio e così vi faccio vedere. Intanto gli altri detersivi, tanti finiti, erano già quelli inseriti nel video dei preferiti del periodo, quel video che ho fatto anteriormente, ce l'ho qua nel canale. E ve lo faccio magari, ve lo lascio qua, ve li faccio vedere con una schedina qua in alto e se lo volete rivedere ci sono tanti prodotti di quelli che ho finito, però che sono anche in quel video. Allora, la prima cosa che vi faccio vedere sono questi due prodotti della Neutron Rover. Io questi prodotti li utilizzo quando li trovo in offerta, li prendo, sono carucci, Tipo questo qua è 0% sapone colorante, è Nickel Test. È neutro del mazzero ipoallergenico anche per i bambini, è formato grande, è un mazzi formato e anche questo è un mazzi formato, però questo qua invece è idratante e sono veramente, questo è un bagnoschiuma delicato e questo dice che è anche per pelli delicate, quindi vanno bene entrambi. Questo è più cremoso, questo è un po' più perché è proprio la testura, questo qua è trasparente, però a me piacciono entrambi perché questi prodotti sono già prodotti che da anni sono sul mercato, quindi sono reperibili e quasi tutti una volta ogni tanto l'abbiamo già provato. Per i capelli vi faccio vedere queste due creme. Questa è della L'Oreal, e all'olio straordinario di jojoba, maschera multiuso con olio ricco di jojoba per i capelli molto secchi. A me questa maschera mi va veramente bene. È come, lo dico sempre, è come un burro per i miei capelli, per i capelli così ricci e un po' ribelli. Mi va benissimo. Quando la trovo in offerta la prendo, sono 300 ml e veramente ve la consiglio se avete i capelli un po' ribelli come i miei. Poi questa rigenerante, la Mil Mil all'olio d'argan, questa qua invece sono 500, invece sono 500 ml e io questa qua la prendo per fare gli impacchi sui capelli, magari quando ho un po' di tempo prima di fare lo shampoo faccio l'impacco con questa qua, me li metto bene bene e poi la riprendo. La risciacquo e faccio il lavaggio normale. Invece ho finito questi due balsami, sempre della Elbif dell'Oreal e questa qua della Garnier Ultra Dolce. Questi prodotti a me funzionano benissimo, sia questo che della stessa linea dell'altro, sia questo olio di cocco e burro di cacao. A me piace tutto quello che è il cocco, mi piace, e in più il cacao, quindi liscia, nutre e districa, estratti naturale questo. Invece questo qua, balsamo nutriente con oli di fiori preziosi, intensa brillantezza e morbidezza, capelli secchi. Mi funzionano benissimo, consiglio anche questi due. Invece per la cura della persona ho finito questa crema della Leo Crema. È una crema, dice, crema multiuso, è una crema per viso, corpo e mani con olio di rosa. Questo qua e sono 300 ml di prodotto. E anche questa mi ha funzionato bene, meglio, molto meglio di quella lì che ho preso nel barattolo lungo, che non mi è proprio piaciuta perché era troppo liquida. E quindi non mi piacciono le creme troppo spesse neanche, però non mi piacciono neanche troppo troppo lisce. E per la cura intima ho preso questo qua, detergente intimo con complesso micellare freschezza, azione antibatterica, questo della Neutromed. È un detergente intimo e utilizzato anche questo della Chilli che è un antibatterico e poi della Sien ho preso questo intimo detergente intimo lenitivo con la calendula e tutti quanti, allora questi sono 2,50, 3,
2 sono questi qua. Quello che utilizzo già da tanto tempo è questo detergente viso della Siempre, che ho fatto vedere in altri video, e mi piace tantissimo, è alla vena bio, tutto anche quello che è alla vena a me piace perché dà una morbidezza al viso e comunque non è aggressivo sulla pelle e veramente il prezzo è ottimo. Invece ho finito questi saponi liquido. Questo prodotto è del supermercato IMS Mercato ed è buonissimo. Sono 2 litri di prodotto antibatterico con estratto naturale di tè e timo. È veramente buono. Questa qua, la confezione, secondo me l'hanno cambiata. Non è più come lo era una volta, però è grandissimo, veramente. E costano pochissimi questi prodotti. Il prodotto, questa linea della Conad, mi piace tutta. C'è anche quello rosa, questo qua è un sapone liquido purificante con antibatterico naturale, con estratti di lime, timo, tea tree oil, senza colorante, silicone, senza olio minerale, testato e oltretutto la plastica è tutta riciclabile ed è 1 litro di prodotto, ma questo prodotto lascia un profumo buonissimo, tutti i tipi, perché non c'è solo questo colore, so che ho preso questo, quello rosa, però ci sono anche altri, ve li consiglio veramente se avete la possibilità di reperirli, li trovate al Conad. Vi consiglio questo prodotto, è 1,5 litri, è della spuma di champagne, è veramente un ottimo prodotto, anche questo molto molto tanto profumato, ma come ve lo dico, è un profumo che non dà fastidio, veramente, che lascia un buon profumo ma che non ti infastidisce. E qua ci sono questa quantità di barattolini per una confezione. Le prendo per l'emergenza, adesso è un periodo che non le ho più prese perché ho dei detergenti viso per struccare che voglio anche fare finire. E queste qua sempre, questa l'ho preso al mercato e questa l'ho preso all'IMS Mercato. Si hanno tutte e due, hanno questa a 25, salviettine, struccanti, lo so se l'ho detto prima, e questa qua anche 25, quindi sono uguali e vanno bene quando uno magari è per un viaggio, per qualcosa che non si vuole portare proprio il barattolino con lo struccante, questo qua va benissimo. Sempre per la cura della persona ho finito questo ultra dolce della Garnier bagno doccia, ultra delicato, con detergenti di origine vegetale all'avena e la mandorla dolce, buonissimo anche questo, è 500 ml con estratti naturale, dice che idrata e lenisce. A me è piaciuto veramente tanto e mi è piaciuto anche, che da tempo che lo utilizzo, perché quando trovo i prodotti della Garnier io sono in offerta, perché io trovo che i cilini li hanno aumentato negli anni, come tutto ovviamente, non solo questo, tutto è stato aumentato secondo me un pochino. E questo shampoo nutriente Oliva Mitica con estratti naturali della Garnier è per capelli inariditi, sensibilizzati, per capelli secchi anche questo. E questo prodotto della Vidal nutre e rigenera all'olio d'argan, è un bagno doccia, dice che anche lui è biologico e veramente questi hanno anche un buon profumo e fanno quello che devono fare, detergono bene. Invece questo qua della L'Oreal è uno shampoo all'olio straordinario, sempre di quella linea che vi ho fatto vedere prima, è un shampoo nutriente, soprattutto dice che tutta la plastica utilizzata è stata già riciclata e si ricicla ancora, e dice che ha 6 oli preziosi, luminosità intensa, morbidezza leggera per capelli secchi. Ho finito questo olio sebo normalizzante che prendo per la cute sensibile, per mio figlio, perché lui ogni tanto nella testina gli escono queste un po' di dermatite, diciamo, e dice per capelli da normali a grassi, perché lui ha la pelle un po' secca in effetti, e per lavaggi frequenti della rivista Loi. Questo lo reperisco al supermercato, costa un pochino, però è quasi un trattamento. Quando dovevo andare in vacanza mi cercavo uno spray igienizzante per un po' stuzzarlo sugli armadi, sulle cose in vacanza, e ho preso questo spray di detergente multiuso igienizzante per superfici
e l'ho presa alla bottega verde con alcol etilico, con 80% di alcol etilico e, per oggetti e superfici. Se state cercando un spray, io l'ho trovato lì. Un altro spray igienizzante, della Steno è questo dry spray per igienizzare superfici, per igienizzare. A volte lo spruzzo anche sulla borsa quando arrivo, che so che sono stata tanto in giro, li spruzzo un po', lo spruzzo sul balcone perché è l'odore un po' robusto, un po' pesante. E niente, è uno spray a secco, non si toglie, uno lo spruzza e lo lascia. E questo spray lo reperisco, come tutti gli altri prodotti della Stenom, con una mia amica che lei è una rappresentante di questi prodotti. Per la cura della persona e del viso avevo finito queste due creme idratante, presa sempre dalla Garnier Skin Care nel supermercato, all'acqua di rosa. A me veramente mi hanno funzionato bene, sono delicate e nutrono, idratano bene. Invece ho finito questo fondotinta della infallibile dell'Oreal, che adesso l'ho già ripreso di nuovo perché questo è il mio preferito di fondotinta, di quello che ho utilizzato fino adesso. E ho finito, ma non l'ho finito, però l'ho buttato, questo camouflage di Essence. A me questo prodotto non prova per niente, quindi non mi piace. A me sul mio viso, sulla mia pelle non va bene, perché comunque le colorazioni che loro hanno sono molto, diciamo, sono poche, non hanno per tutti, quindi per me non è che non funzionasse, ma per la mia tipologia di pelle non va bene. Poi ho finito questo infallibile matte L'Oreal matte cover, anche questo a me funziona bene, cover benissimo. E poi ho finito della Kiko, questa Only Me Foundation della Kiko, ho un video nel canale di questo prodotto, casomai lo lascio qua e vi metto qua una schedina. E questo qua a me piace tanto, oltretutto ha un po' di protezione solare. E non è che li ho finiti tutti adesso, questi qua già un po' di tempo che ho questi prodotti, come vi dicevo. Però vabbè, di tutti il mio preferito è questo, dopo questo della Kiko. E poi anche questo non ha niente che non va, solo che è matte e io ho la pelle grassa, ma non le utilizzo più, le cose matte, no. Perché poi non voglio vedermela il viso troppo secco, troppo segnato, quindi preferisco che sia un po' più illuminante, diciamo, il prodotto. Ho finito della Sien questo Highlight Powder Rouge, ma è semplicemente un blush. finito della Sien, leggerino, però per tutti i giorni va bene. Le due creme della cera di Cupra, sempre queste creme sono dal supermercato, idratano tantissimo, sono fatte di cera d'api, mi sembra, e è una ricetta del dottore originale, e praticamente è veramente, una volta lo stavo utilizzando anche sul viso, questa è la rosa e questa che è per la pelle secca, e questa è bianca per pelli normale, ma bianca solo di nome perché non è che ti lascia il bastone bianco in faccia, almeno a me non l'ha mai fatto. Vanno benissimo per le mani, secondo me. Per il viso, secondo me, too much, un po' troppo, perché ti lascia proprio, a meno che uno non abbia proprio la pelle secca, allora è un ottimo prodotto. Però per me, che già la pelle che ho la pelle tanto grassa, non va bene. Però per le mani, poi lo finite per le mani, perché una volta che prendo un prodotto cerco di tirare fuori il meglio di sé in qualsiasi modo per non buttarlo via, a parte quel correttore che proprio non posso farci altro che non metterlo perché non mi sta bene. Grazie Puppe per aver visto questo video, se vi va seguitemi su Instagram, che vi ho lasciato all'inizio del video la pagina, andate a trovarmi lì e ci vediamo alla prossima. Datemi un like, condividete, commentate e iscrivetevi al canale. Adios!